a tutti ragazzi e benvenuti oppure bentornati sul mio canale. Io sono Isa e prima di partire con questo video volevo scusarmi se non ho avuto modo di caricare settimana scorsa i miei soliti 3 video, ma ho dovuto organizzare un pochino la gestione delle ferie, visto che fra un paio di settimane finalmente sarò a casa dal lavoro e quindi mi sono organizzata un pochettino per fare il possibile per rilassarmi, per staccare un po' la testa, staccare un po' tutto dai problemi lavorativi. Comunque, siamo qui oggi per parlare della Dolce Vita di Kiko Milano. Io la la variante, no, è terribile. Ho la 01 Stylish Coral, che è la versione, ecco, è la versione della palette più calda. Ce n'è anche un'altra che è tendente al freddo, più sui toni più sui toni freddi. Non so parlare. Che strano, vero? E niente, volevo provarla con voi. Non è vero, volevo mostrarvela perché l'ho già provata. Appena l'ho acquistata, ho voluto provarla. Vi lascio il video. Spero di ricordarmi di zoomarvi dopo, perché credo di aver imparato a farlo finalmente, a zoomarvi e farvi venire più vicino. Utilizzerò come al mio solito lo specchietto di Anastasia Beverly Hills, perché purtroppo quello della palettina è veramente veramente minuscolo, quindi è anche un po' inutile. Comunque, partiamo subito. Io ho già settato il mio correttore sulla palpebra e vado a prendere, come al mio solito, e vado a prendere il 224 Luxe Define Crease di Jessa Beauty, mi sembra di sì, e vado a prendere ovviamente questo colore qui, il più chiaro degli opachi. Batto bene bene l'eccesso e parto con il tamponare il colore e poi sfumarlo andando verso l'interno. Faccio la stessa cosa dall'altro lato, ovviamente, come al mio solito. Faccio sempre un po' e un po', difficile che faccia un occhio e poi l'altro. Deve essere magari un video in cui sto già parlando da mezz'ora per fare una cosa del genere. Comunque, essendo questo un quad, quindi ha 4 colorazioni, è fantastico perché non devi stare a pensare a come abbinare i colori, perché fa già tutto la palette. Voi semplicemente vi limitate ad utilizzarla, il che secondo me è fantastico, soprattutto se vai di fretta. Essendo così piccola, ovviamente è super travel friendly, intanto che mi fingo figa dicendo parole a casa in inglese, prendo il colore più scuro, questo marrone caldo meraviglioso, prendo un pennello di H&M, niente di che, mi piacciono le setole che ha, e lo metto all'angolo esterno del mio occhio, faccio proprio una riga e vado a provare a fare una V. Comunque, dicevo, è super travel friendly, che è ottimo per questo periodo. Informazioni su questa palette, ovviamente, penso che l'abbiate notato, vuole essere una copia spudorata dello stile di Charlotte Tilbury, dei quad di Charlotte Tilbury, che ci sta, considerando che le palette della nostra fantastica makeup artist costano veramente un occhio della testa, mentre questa a prezzo pieno costa tipo 15 euro, e con i saldi invece, nonostante sia uscita neanche un mese fa, l'ho pagata 10,50 euro. Avevano solo questa colorazione, ma fortuna mia, perché io volevo proprio questa colorazione. Sapete che io amo e prediligo decisamente i colori freddi piuttosto che i colori prediligo i colori caldi piuttosto che i colori freddi,
Non so perché, ma sono fortemente attratta da i colori più caldi e trovo che stiano meglio con il mio colore di occhi, di pelle, che poi io ho un sottotono neutro, quindi dovrebbero stare bene anche i colori freddi. Dovrebbero starmi bene anche i colori freddi. Però chissà, forse dovrei fare il test dell'armocromia per essere proprio sicura al 100% che anche i colori freddi mi stanno bene. Personalmente mi piacciono, ma non trovo che mi stiano particolarmente bene, vi dico la verità, perché mi piacciono molto i colori freddi, ma su di me, se posso, evito, diciamo così. Vado a stratificare il colore perché mi sembra che sfumandolo abbia perso di intensità. E la cosa non mi piace, lo voglio abbastanza intenso, anche se lo vorrei sfumare. Ok. Perfetto, ci piace. Poi vado a prendere questo pennellino qui, che era in un set di Primark dedicato a Harry Potter. Questo è il pennello per sopracciglia, ma che io solitamente utilizzo per andare a disegnare la rima inferiore del mio occhio, andare a disegnare, andare a colorare. Prendo il colore più chiaro, batto come sempre l'eccesso e vado appunto nella rima sotteriore, molto delicatamente. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Comunque sì, dicevo, questa palette è uscita da meno di un mese ed è già in sconto. Questa cosa mi piace tantissimo. Solitamente perfino i brand di vestiti non mettono mai le nuove collezioni in sconto così presto. Invece Kiko l'ha fatto. Questa cosa è bellissima, mi piace moltissimo. Infatti io non credevo di trovarla in saldo, invece ho visto che lo era sul sito di Kiko. Ho detto: vediamo se ce l'hanno anche in store. Non mi fate aspettare la spedizione, ce l'ho uno sputo da casa. Perché non andarci a prenderla direttamente? E quindi l'ho fatto, sono andata a prenderlo direttamente. Ora, sapete che io non amo mostrarvi le palette nuove con un primer al di sotto, ma questa volta la scelta è d'obbligo. Vado a prendere il mio pigment primer di NYX Professional Makeup con il mio anulare, ne prendo veramente veramente pochissimo e appoggio una goccia su un occhio e l'altra goccia sull'altro occhio e vado a stenderlo il più fedelmente possibile alla palpebra, allo spazio della palpebra che è rimasto scoperto, che non ha ancora nessun ombretto. E adesso vi dico anche il perché. Vi dico anche perché ho dimenticato di nuovo di mettere il microfono, ma mannaggia. Comunque, vi dico subito il motivo. Il motivo è che questo bellissimo shimmer qui che andremo ad utilizzare è bellissimo, è fantastico, è meraviglioso, ma i glitter finiscono dappertutto e rovinerei la base e noi questo non lo vogliamo. Però guardate la bellezza. È spaziale questo ombretto, è qualcosa di stupendo, meraviglioso. L'ho utilizzato la prima volta senza primer occhi per capire effettivamente se fosse un ombretto valido, se fosse una palette valida e ha fatto un fallout incredibile. Uno shimmer che fa così tanto fallout non credo di averlo mai visto. Però appunto con il primer di NYX questo problema non si presenta, quindi direi che abbiamo trovato subito la soluzione, per fortuna. Anche se un'altra soluzione sarebbe stata fare
prima gli occhi e poi andare a fare la base. Però per togliere il fallout, il glitter che si deposita, eccetera, solitamente, intanto vado a prendere questo pennellino piatto qui, il mio Fix It Fix Plus di MAC. Ok, recuperalo, perfetto. Dicevo, prendo il mio Fix Plus di MAC e vado a prendere questo qui e vado ad illuminare l'angolo interno. Facciamo proprio un bel punto luce. E dicevo, quando c'è del fallout, anche se non avete la base fatta, la vostra skincare comunque è fatta. Passare con una salvietta umida per togliere il fallout, perché ragazzi, un pezzo di carta non umido, cioè un semplice fazzoletto, non va a togliere il fallout, lo trascina via, ma non vi pulisce la pelle. Anzi, vi lascia il segno. Quindi bisognerebbe, secondo me, andare con qualcosa con una salvietta umidificata o comunque uno struccante, cose del genere, cose che comunque rovinano e tolgono la skincare fatta in precedenza. E non voglio qui sotto un pezzo senza skincare, scusate. E quindi, cioè, almeno credo sia così, io l'ho sempre vista così e quindi difficilmente faccio prima gli occhi e poi la base. Non è impossibile che accada, però preferisco fare sempre prima la base. Mi guardo un attimo, scusate se non guardo in videocamera, sto cercando di capire se gli occhi sono simili, ma non mi sembra. E la cosa mi sta irritando parecchio. Vado a prendere di nuovo i colori pescato e vado un po' più su, sul mio occhio sinistro, che è quello che viene sempre diverso. E non ne vuole sapere. Molto meglio, decisamente molto meglio. Oh, perfetto. Vado a fare l'eyeliner, metto il mascara, torno da voi per le conclusioni finali su questa palettina. Eccomi tornata per la conclusione del video in cui vi spiego cosa penso di questa palettina qui. È molto bello lo schema colori, anche se ovviamente è super basica, è molto da tutti i giorni, è una palette secondo me versatile, adatta appunto per tutti i giorni. Gli opachi sono ben sfumabili, l'oscuro ha perso un po' di intensità, ma abbiamo risolto subito perché siamo andati a stratificarlo e non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Gli shimmer sono veramente luminosi e ripeto, questo shimmer qui è qualcosa di splendido. Secondo me tutta la palette vale il costo che ha anche solo per questo shimmer che, come potete vedere, è veramente luminoso. Costa 10,50 euro adesso che è in sconto, a prezzo pieno costerebbe 14,99 euro, 15 euro insomma, e secondo me vale i soldi anche a prezzo pieno tranquillamente. Il pack è molto carino, essendo così piccolo, essendo un quad, sarebbe l'ideale da portarsi in viaggio se uno va in ferie, se vado in ferie, anzi quando andrò in ferie. Questa verrà con me, assolutamente, è bellissima, mi piace moltissimo ed è compatta. Quindi secondo me è una spesa che ho fatto che è andata a buon fine. Quindi io spero che... Scusate, ma perché ho tenuto le corna? Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se siete iscritti come al solito grazie per essere arrivati fino a questo punto e sopportarmi e supportarmi. Io vi mando un grosso bacio e spero di rivedervi presto al prossimo video. Molto e devo dire...
che mi sto perdendo in chiacchiere.